Ho fatto fumare erba a mia madre. Lo racconta Sharon Stone in collegamento con la trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Mia madre dice era curiosa del fatto che noi fratelli fumassimo erba e ci ha detto, ok, dovete spiegarmi perché. Allora le abbiamo detto, siediti che te lo spieghiamo. Ma un prete stava arrivando a casa nostra e allora si è messa a spruzzare il disinfettante, ha cominciato a correre per casa spruzzandolo anche a noi dicendo che dovevamo sembrare normali. Io ho cercato di spiegare a mia mamma che Dio ti vede ovunque sei, non ti puoi nascondere. L'attrice torna anche sul successo ottenuto con il film Basic Instinct e sulla famosa scena in cui ammalia Michael Douglas durante un interrogatorio. Penso di avere capito nel tempo che quel momento ha cambiato la vita di tutti gli altri. Non penso che abbia cambiato la mia vita, ma le persone e il modo in cui mi trattavano. Quel comportamento non riguardava me, riguardava gli altri. Era la prima volta che facevo un film per una major insieme a una grande star come Michael Douglas. Sharon Stone parla anche del movimento Me Too e del modo in cui ha cambiato il mondo del cinema, non solo Hollywood. Penso che abbia avuto un impatto globale, il Me Too che è anche in Italia, no? Siamo arrivati a un momento in cui le donne hanno la possibilità di dire la verità e aspettarsi che le persone si comportino correttamente. E sull'Italia, amo l'Italia. Mi piacciono tantissimo gli italiani e sono una grandissima fan di Papa Francesco. Penso che sia un papa che ha voluto includere tutti quanti, non solo i cattolici, e che stia cercando di fare il proprio meglio per fare del bene. Ho avuto l'opportunità fantastica di lavorare con lui sulla raccolta fondi per il Sud Sudan, è stato davvero entusiasmante. Tutte le volte che ho l'opportunità di creare strutture sanitarie con il Vaticano o la Croce Rossa, che è molto attiva in Italia, sono orgogliosa. Penso che gli italiani cerchino di fare sempre uno sforzo per garantire la cura e la prosperità non solo per il popolo italiano, ma molto di più per gli immigrati che vengono da tanti paesi. Ho lavorato anche con Bocelli e la sua fondazione per aiutare le persone dopo la tragedia del terremoto. Ho lavorato con tantissime persone fantastiche in Italia,